Nonostante il vantaggio, inizio del secondo tempo, il Taranto cade per 2-1 contro il Crotone, formazione di casa che riesce a ribaltare il Taranto e anche sfortunata con alcuni pali nel corso del match. La cronaca, al secondo minuto c'è una punizione di Varela per il Taranto in aria, testa di Zigoni che non trova la porta. Risposta della squadra di casa, 14esimo, Silva all'indietro, dal fondo c'è Spina, conclusione di prima intenzione del Favero, però con i piedi. Vicino al gol ci va Oviaz, battuta al volo in aria di Di Pasquale del Favero, riesce con la mano a salvare, siamo al 29esimo. 38esimo con un mancino di Schirò, il pallone però non trova la porta. 42esimo ancora il Crotone, un passo dal vantaggio con il sinistro da parte di Da Silva che prende in pieno la traversa. Si va così negli spogliatoi, nella ripresa, pronti via, il Taranto passa in vantaggio al minuto 48, punizione dalla tre quarti, c'è Sciba che si trova in area piccola, supera di piatto D'Alterio 1-0. Risposta a Crotone al minuto 59 con Silva che sfrutta un rimpallo e batte Del Faro. Il gol partita arriva al minuto 80, c'è una conclusione di Silva, pallone toccato dal fianco di Tuminello che spiazza Del Favero ed è 2-1. Va detto che il Crotone colpirà un altro legno, ma nel frattempo porterà a casa soprattutto i 3 punti in vista di conoscere quelle che saranno le evoluzioni societarie complete da parte del Taranto.